macchina che prende velocità e lascia i concorrenti. Perdono un po' l'ala, Pierce Dreams, Mike degli Ulivi, poi il primo galoppo, lo scatto di Oyuki dal largo che prova a forzare mentre si è ritratto. Intanto Vine cerca di recuperare Oleandro Bro, però finisce fuori giri. Numero uno, Oleandro Bro squalificato. Serie di rotture, lancio in 14 e mezzo, Polo Lasari in seconda posizione. Sensazione che non cambia, adesso ha stoppato nettamente l'andatura. Roberto Destro Junior, 16-2 di frazione. Si muove di fuori in modo dei sogni, che era partito il giusto. In terza posizione all'interno, Maggiolino Mio, ben inseritosi dalla seconda fila. Ancora andatura tranquilla da parte della coppia di testa, 16-1. Il passaggio davanti alle tribune con Mondo dei Sogni che costruisce all'esterno. La sua scia è stata raccolta da Mike degli Ulivi che va in anticipo su Omnibus, poi ancora di fuori anche Nesea, ha riallungato il leader 15-4, un po' di suo, un po' figlio dell'attacco di Mondo dei Sogni che gradualmente copre completamente il capofila. Frazione ancora in 15-4 per arrivare al chilometro di gara. Prova a spostare Mike degli Ulivi, cerca di inserirsi anche Maggiolino Mio che lascia la corda e va nel gruppone, mandando in terza ruota Omnibus. Sono tutti lunghi, 31-8 il quarto intermedio, 16 scarsi di fuori. Quello che sembra più produttivo al largo di tutti è proprio Omnibus, mentre Oyuki, nonostante sia energicamente richiesta, si è svincolata dagli avversari. Il callo di Mike degli Ulivi, il varco interno per McMast che viene a sua volta, 15-9. Nel tratto ultimo, Omnibus sta passando, Oyuki ancora in quota per le piazze, lottano McMast, Mondo dei Sogni e poi al largo di tutti Maggiolino Mio. Il traguardo arriva con Omnibus in netto vantaggio, altrettanto netta Oyuki, 1.17.6 la media del vincitore del chilometro, Pasquale Esposito Junior in sediolo, però mi fa strano perché dovrebbe essere Pasquale Esposito Senior, il programma probabilmente ci ha tratto in inganno. La vittoria comunque del cavallo che anche in allenamento e in proprietà del guidatore partenopeo di stanza però a Padova.